Buongiorno, benvenuti su Metro Napoli Web TV. La provincia di Napoli ha assunto da poco la presidenza dell'ELSAD, l'associazione nazionale che unisce gli enti locali che si occupano di sostegno a distanza. Metro Napoli Web TV per questo motivo ha deciso di intraprendere un percorso per far conoscere le realtà associative che operano in questo settore nell'area metropolitana di Napoli. Oggi siamo con Amalia Dema, la presidente della CPS, la Comunità Promozione e Sviluppo, una organizzazione non governativa che da 40 anni è attiva in questo settore, la cui sede nazionale è Castellammare di Stabia. Presidente, ci illustra quali sono le principali linee di azione della sua associazione? Buongiorno. Innanzitutto le linee d'azione sono già nel nome, l'idea della promozione e sviluppo. Proprio la finalità principale è quella di fare attività di promozione per spingere all'autopromozione, quindi non assistenzialismo, non elemosina. In quest'ottica ci sta anche il sostegno a distanza. Perché nell'ottica dello sviluppo noi facciamo molti progetti integrati, progetti che permettono di sviluppare microimprese locali, associazioni di donne. Nell'ottica, nella stessa ottica, il sostegno a distanza significa sostenere, permettere a dei bambini o dei ragazzi di crescere, svilupparsi ed essere poi delle potenzialità per lo sviluppo futuro del loro paese. Una cosa, come dire, un credo di fondo della CPS è proprio l'importanza dell'istruzione. Mi scusi, allora, lei ha parlato di sostegno a distanza, in quali modalità lo effettuate? In due modalità, in primo luogo. Sì, diciamo che varia la modalità a seconda del paese, a seconda del contesto e delle necessità del luogo, perché fondamentale è partire dai bisogni locali, non andare ad imporre una nostra ottica. E i bisogni locali variano a seconda delle località. Per esempio in Senegal noi stiamo a Mbour, che è una cittadina molto estesa, a 70 km da Dakar. Lì facciamo un sostegno ad personam, i ragazzini o ragazze vengono iscritti a scuola, viene pagata loro la retta per l'iscrizione a scuola, vengono pagati i libri, vengono pagate l'assistenza sanitaria. In genere i soldi non li facciamo passare per le persone, ci sono solo il nostro personale che provvede. E invece per esempio in Congo, dove c'era una necessità di sostenere gli orfanotrofi che raccoglievano tanti bambini vittime della guerra, bambini abbandonati, bambini che gli stessi genitori a volte portavano perché non potevano reggere. Allora è stata una scelta sostenere anche gli orfanotrofi. In Congo un'altra scelta è stata quella di sostegni ad personam che poi a mano abbiamo trasformato in sostegni alla professionalità, quindi a creargli un lavoro, a indirizzarli presso una bottega. In Perù lavoriamo in una baraccopoli dove ci appoggiamo ad una suora che è stabile lì, e lei questa suora tiene due case di sostegno ai bambini, una tutte bambine vittime di abusi familiari, e quindi sosteniamo questa casa. Quindi i nostri donatori sanno che i loro soldi vanno a sostenere queste bambine che vivono tutto l'anno lì con un appoggio dello psicologo, del medico, vanno a scuola. L'altra casa che pure sosteniamo invece di accoglienza diurna sono i bambini che abitano in questa zona, che stanno a casa con la mamma, in genere solo la mamma, no, siamo con la famiglia. E la mattina vanno a scuola, ritorno da scuola, non vanno a casa, ma vanno in questa casa dove mangiano, fanno i compiti, vengono in qualche maniera guidati, assistiti, e poi la sera tornano a casa loro. Quindi la modalità varia a seconda e dei luoghi dove ci troviamo e delle opportunità che abbiamo su questi luoghi. Forse quello che non cambia è la nostra, come dire, costanza. Noi lo mettiamo come principio. Quello che una volta che ci siamo assunti un compito, un impegno, lo manteniamo, e questo ci ha portato adesso in Senegal ad avere 37 ragazzi all'università. Fra questi, una cosa simpatica, simpatica voglio dire anche commovente forse, c'è un ragazzo che è diventato magistrato, il quale ha detto che appena prende il primo stipendio sarà lui a sostenere un suo bambino del posto. E come abbiamo una ragazza che ci ha tenuto a farsi intervistare, a fare un video in cui dice che lei, se non ci fosse stato qualcuno dall'altra parte del mondo che per 7 anni ha pagato per lei, lei non si poteva pigliare una laurea in scienze giuridiche internazionali. Per
Quindi variano i risultati anche a seconda del paese. Quindi ho con il sostegno di carattere personale, quindi un sostenitore che garantisce il sostegno ad una sola persona, o di carattere comunitario, però l'obiettivo è sempre quello di garantire scuola e salute a bambini che fondamentalmente vivono in condizioni In di condizioni, indigenza. certo, c'è una valutazione, certo, nell'orfanotrofio non ci sono bambini che non sono in condizioni di indigenza, come in Perù nelle due case. In Senegal facciamo una graduatoria, cioè valutiamo, chiaramente hanno la precedenza quei bambini che hanno situazioni difficili a casa, o non hanno i genitori, o ne hanno uno solo, o vivono ospiti di altri parenti, o ci sono difficoltà in famiglia, quindi diamo una certa, come dire, la scelta, abbiamo dei criteri di scelta. Perché altrimenti dovremmo sostenere tutti, ma Ecco, quali sono i numeri, della vostra associazione? Cioè, quanti bambini siete riusciti a sostenere finora? Quanti ne sostenete in questo momento? Quanti sono i vostri donatori? Allora, in questo momento sono circa un 400 l'anno. Quindi Negli 400 bambini tra anni Senegal, Perù e sì, Congo. perché deve È un bel numero, calcolare un insomma. bel numero sicuramente. Sono più di 100 in Congo, circa 100 in Perù e gli altri in Senegal. Senegal. E negli anni sono passati tanti, che poi alcuni sono fermati a un diploma, altri, quelli che sono all'università, quelli che stanno durando, ma altri hanno avuto la possibilità di trovarsi, di formarsi e trovare un lavoro. E quindi sono usciti dal Quindi, progetto. Fare un calcolo non saprei, potrei dire un 1200. Per in tutto, diciamo, mantenermi, sì, finora. non saprei, insomma, non ho fatto Voi questo poi calcolo. avete anche dei presidi, quindi i contributi che ricevete non vanno direttamente alle famiglie, ma vengono gestiti dai vostri presidi che sono sul territorio. Certo, noi mandiamo dei bonifici bancari con cui vengono pagate le iscrizioni a scuola, viene pagata la medicina, quindi abbiamo delle convenzioni, dei contratti per cui i soldi non passano per le famiglie delle persone. A meno che non sia una necessità, vabbè, insomma, è diverso. Ma c'è un nostro collaboratore locale che va a fare l'iscrizione a scuola e paga per quei 30 bambini che stanno in quella scuola o per quei due che stanno in un'altra scuola. Molto spesso anche ragazzi del servizio civile. Sì, noi abbiamo un bellissimo apporto dei ragazzi in servizio civile, che i ragazzi in servizio civile sono in genere molto qualificati, molto competenti, perché quando poi scelgono di fare in Una cosa quest'ambito faticosa, insomma, sono veramente impegnativa. competenti e poi apportano anche quell'entusiasmo, quella novità giovanile. E i ragazzi in servizio civile hanno fatto delle cose molto belle, soprattutto in Congo e in Perù, lavorando con i bambini negli orfanotrofi e nella case famiglia. Presidente, molto spesso però molta gente vorrebbe sostenere, insomma, questi progetti, però ci si pone la domanda: ma quanti poi effettivamente dei soldi che io do vengono, arrivano poi a destinazione? Ecco, nel vostro caso come funziona? Allora, noi pubblichiamo sia il bilancio sul nostro sito, sia facciamo ogni anno Questa. una relazione in cui c'è progetto per progetto quello che spendiamo. E in genere, per esempio, per il sostegno a distanza, questo è dell'anno scorso, per il personale locale noi abbiamo speso il 3,45%. Ci possiamo aggiungere qualche altra cosa perché spese di gestione complessive, ma non superiamo mai il 9%. Quindi il 9% resta per le La spese di quota carattere sì, amministrativo, però il generale 91% di quello che i no, sostenitori donano va arriva direttamente arriva. effettivamente a destinazione, quindi alle famiglie, insomma ai bambini, eccetera, Diciamo eccetera. che se non arriva al singolo bambino, arriva alla struttura. Lì, Nel caso nel ci caso sia di una sia un casa, che sia orfanotrofio un oppure l'asilo orfanotrofio, se in paghiamo il Perù. maestro che fa il doposcuola ai bambini dell'orfanotrofio in Congo. È chiaro che fare il doposcuola ai bambini che ne hanno bisogno, Però vengono utilizzati, vengono diciamo, utilizzate per quella per finalità. quella finalità, Anzi, per proprio quella per questo finalità. noi diciamo ai nostri sostenitori che i loro soldi vanno al fine a cui ce l'hanno data. A noi ci serve molto il 5 per 1000 perché ci permetterebbe un Ah. aiuto più complessivo, mentre è chiaro che se ci danno dei soldi per il sostegno a distanza, va al sostegno a distanza. Questo è un Presidente, principio inderogabile. quindi chiudiamo con un appello. Da parte sua, immagino, a chi voglia aderire a questi progetti, alla sua associazione, quindi diventare sostenitore. A noi farebbe molto piacere avere ancora altri sostenitori e invito ad avere fiducia. La nostra associazione ha superato tanti periodi, 40 anni è parecchio,
E noi, tanti ragazzi sono passati da noi, sono arrivati a laurearsi, a lavorare, e abbiamo anche persone che, ragazzi che, come dire, vogliono lavorare ancora con noi perché sono stati sostenuti e perché hanno riscontrato un miglioramento. Ora, questo noi non lo possiamo fare se non abbiamo dei sostenitori. Invito veramente, sostenere qualcuno dall'altra parte del mondo significa permettere uno sviluppo globale. Perché se migliora qualcuno, miglioriamo tutti. Quindi per mettersi in contatto con voi, bisogna andare sul sito, www.cps-ong.it, oppure scrivervi attraverso mail all'indirizzo info@cps-ong.it. Sì, va bene. Va bene, la ringrazio e arrivederla. Grazie.